4 novembre è il giorno fondante dell'Italia, nel senso, non a caso si chiama giorno dell'unità nazionale, giornata delle forze armate, perché non può esistere unità senza la difesa di questa unità, ma devo dire come non esiste neanche la pace senza la difesa, la costruzione della pace giorno dopo giorno. E la costruzione della pace si fa cercando di arrivare a quel giusto compromesso tra afflato utopico ma pragmatismo che permette di realizzare le cose. Bene, questa giornata è una giornata di ricordo di questa meravigliosa Italia che, grazie al sacrificio di alcuni nel 15-18, ci hanno donato non solo l'unità territoriale con tutte le comunità che parlavano italiano, ma ci hanno donato il piacere di essere italiani, di parlare italiano, e soprattutto hanno dato cittadinanza a tutti quei grandi del passato della penisola italiana che oggi possiamo chiamare a giusta ragione italiani. Signor generale, oggi è la prima volta dopo la pandemia che si riaprono anche le caserme. 4 caserme saranno aperte ai cittadini. Certo, proprio a sottolineare l'impegno delle forze armate tutte, sempre e costantemente al servizio della nazione. Noi siamo cittadini in uniforme e siamo cittadini che più degli altri hanno scelto di dare peso ai valori fondanti di questa nostra comunità, che è solidarietà, comunità e soprattutto amore di quello che si chiama amore di patria. Grazie. È una giornata molto importante per la nostra città, si celebra la festa delle forze armate e tutti coloro che hanno dato la propria vita per garantire la democrazia del nostro paese, ma il 4 novembre per Firenze è anche un ricordo dell'alluvione. Purtroppo abbiamo visto in questi anni come questi fenomeni estremi sono sempre in aumento e quindi dobbiamo impegnarci tutti per cercare di prevenire, quindi fare anche lavori di messa in sicurezza, ma soprattutto, lo dico sempre, anche creare una coscienza e una consapevolezza rispetto appunto a fenomeni estremi. Dobbiamo essere tutti molto vigili. Oggi però è la giornata della memoria, del ricordo e della commemorazione, quindi Firenze c'è con i suoi cittadini e con le istituzioni. 1918. Dopo 3 lunghi anni di durissima lotta, con l'armistizio di Villa Giusti a Padova, aveva termine, vittoriosamente per l'Italia, quello che possiamo considerare l'ultima guerra risorgimentale a compimento del processo di unificazione nazionale. Oggi, in tale ricorrenza, celebriamo in forma solenne la giornata dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. Onorare la giornata dell'unità nazionale significa esprimere la più sentita gratitudine e deferenza a quanti, militari e civili, hanno pagato con la vita per quei diritti di libertà e democrazia che abbiamo la fortuna oggi di poter considerare come acquisiti. Celebrare la giornata delle forze armate significa riconoscere l'impegno profuso dagli uomini e dalle donne con le stellette nel servire con cristallina fedeltà e con straordinario senso dell'onore l'Italia. Con l'ingresso della massima autorità, accompagnata dallo squillo delle chiarine della famiglia del gonfalone di Firenze, avrà ora inizio la cerimonia. Vicario di Firenze, dottoressa Anna Chiti Patelli, accompagnato dal comandante dell'Istituto Geografico Militare, generale di divisione Pietro Tornabene, giunge sul luogo della cerimonia. Tirante, attenti! Presenta! Armi! Onori al prefetto vicario della provincia di Firenze!
schierante riposo. Avrà luogo ora la cerimonia dell'alza bandiera in forma solenne. Invitano i convenuti a unirsi ai nostri soldati nel canto dell'inno nazionale. Schierante, attenti! Presentate! Oh! Alza bandiera! Militari, cittadini, nel porgere un deferente saluto ai gonfaloni presenti al gonfalone della città di Firenze, insignito di medaglia d'oro al valor militare, in questo importante 4 novembre
in cui celebriamo la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il mio primo pensiero va ai caduti di tutte le guerre ed operazioni internazionali che ci hanno donato la pace di cui godiamo ogni giorno. Rivolgo un sentito ringraziamento alle autorità intervenute che con la loro presenza danno corpo al senso di unità, di condivisione, di intenti che è lo spirito della ricorrenza che celebriamo. Un saluto particolare ai rappresentanti del Nastro Azzurro e delle associazioni combattentistiche e d'arma che si sono dati il compito di custodire e tramandare la testimonianza di coloro che hanno combattuto e sacrificato la propria esistenza per la difesa della patria. Inoltre un grazie a tutti i presenti per essere qui in questa piazza per condividere con noi la gioia di questo 4 novembre 2021 che segna l'inizio di una rinnovata normalità dopo una pandemia che ci ha lasciato amari segni in ciascuno di noi. La grande guerra che sarebbe finita in tutta l'Europa l'11 novembre con la resa degli imperi centrali alle forze dell'intesa fu l'evento che segnò l'inizio della contemporaneità che viviamo oggi. Cittadini, presenti tutti, desidero ringraziarvi per la vostra partecipazione a questa solenne cerimonia. Il giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate è una duplice ricorrenza, istituita alla fine della Grande Guerra, quando militari e civili si erano impegnati per il comune obiettivo dell'unificazione del nostro Paese, che ricorda a tutti noi l'importante contributo, anche in termini di sacrificio, che le Forze Armate hanno da sempre fornito per la costruzione di una Repubblica democratica, unita e solidale. Alle Forze Armate esprimiamo sentimenti di ringraziamento per lo spirito di servizio e di abnegazione che caratterizza il loro operato. Ne abbiamo avuto prova anche nell'attuale periodo di pandemia, che ha richiesto un intervento congiunto di tutte le istituzioni al fine di assicurare una gestione ordinata ed efficace dell'emergenza.